Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Iniziamo subito questa recensione. Oggi andiamo a vedere insieme una mini pompa per bicicletta e palloni sportivi marcata OVNI. Ormai è giunta la stagione bella, la stagione in cui si va a correre, si va in bici, quindi perché no, recensiamo questa mini pompa utile. Andiamo ad aprirla. Come vedete, la confezione è di cartone. All'interno cosa troviamo? Troviamo innanzitutto un foglietto illustrativo in lingua inglese, ma non solo, è presente anche il tedesco, il cinese. Abbiamo una mini confezione in plastica, che è questa qua. Zoomiamo un attimo. Mini confezione con apertura, diciamo, a busta, a lettera, con all'interno, potete vedere con i vostri occhi, quattro toppe che servono per andare a coprire la camera d'aria, anzi non quattro, ben sei toppe per andare a coprire la camera d'aria quando è forata, quindi un kit, diciamo, di riparazione. E poi abbiamo una placchetta di metallo, immagino sempre per la riparazione. Se sapete a cosa serve nello specifico, scrivetemelo qua sotto. Abbiamo poi due viti, eccole qua, due viti che servono per fissare la pompa al telaio della vostra bici, quindi per averla sempre con voi. Ovviamente a vostro rischio e pericolo, perché se la lasciate sul telaio e poi la bici la lasciate all'aperto, non è detto che la bici magari la trovate, ma la pompa ve la fregano. Abbiamo poi anche questa punta che servirà poi a gonfiare i palloni sportivi. Nello specifico è una punta a sfera adatta per gonfiare palloni da calcio, palloni da pallavolo, palloni da basket, e magari anche alcune tipologie di valvole di altri palloni. Questo c'è scritto comunque anche sul sito. Ecco qui il prodotto vero e proprio, ovvero la pompa, almeno la mini pompa da bici. Il peso è di 200 grammi, quindi leggera, grazie al materiale che è quasi interamente alluminio. Come vedete, si tratta di materiale qualitativamente bello, leggero ma robusto, nera su quasi tutta la parte, tranne appunto l'esterno qui argentato, e anche questo esterno estremo. Abbiamo, in termini di dimensioni, 21 cm di lunghezza per 2 cm di diametro, mentre da aperto, ovvero quando si va ad aprirla tutta, abbiamo la bellezza di 37 cm di lunghezza. Sull'estremo invece è presente la chiusura in silicone, quando si va appunto a chiudere la pompa una volta utilizzata. Come vedete qua c'è il supporto di plastica di cui vi parlavo prima per andare a posizionarla sul telaio. Se questo è il telaio, voi la posizionate qua e inserite le viti. Anche qui c'è una chiusura col velcro, quindi una volta che volete sfilarla per utilizzarla, basterà sganciare il velcro ed è fatto. Potete gonfiare
senza problemi la vostra ruota della bici e poi riporla in questo modo. Ma passiamo subito ai dati tecnici. Beh, la pressione minima che eroga è di 7 bar e svitando il bullone all'estremo della pompa c'è la possibilità inoltre di far fuoriuscire una parte che si allunga all'incirca di 10 cm. Adesso vi faccio vedere come. Sto andando appunto a svitare questa parte e come vedete c'è una specie di prolunga di 10 cm che vi consentirà di gonfiare la vostra ruota della bici in tutta comodità. Quando poi volete richiudere la prolunga basterà spingere semplicemente in basso e riavvitare nel senso opposto. Qua c'è anche il logo dell'azienda, come potete vedere. Un'altra particolarità di questa pompa è che funziona con le valvole della camera d'aria di tipo Schroeder, ovvero le valvole americane, quelle che sono presenti diciamo in quasi tutte le bici, anche quelle che ci avete sicuramente in garage. Però nel caso la valvola della camera d'aria fosse di tipo Presta, cioè le valvole francesi, è sufficiente svitare la parte sottostante al bullone. Qua c'è il bullone, questa parte sottostante, quindi si va a svitare in questo modo tenendo fermo, ecco qua. Andando a svitare si potrà ovviamente gonfiare la ruota con la tipologia di valvola appunto Presta in tutta tranquillità. La recensione finisce qua. Io veramente ve la consiglio perché è pratica, non so se vi rendete conto di quanto è piccola. Questa è la mia mano, è veramente piccolissima. Non dico che ci sta in tasca, ma quasi da chiusa. È veramente piccola. Spero che questa video recensione vi sia stata utile. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla. Fatevi sapere come la trovate.